Oggi andiamo a vedere il capitolo numero 29, che si intitola La morte di un maestro. Ora andiamo a seguire la seduta di Loretta e attraverso i suoi racconti vediamo ciò che vede lei. Loretta era una massaggiatrice, il cui interesse principale erano molti ricordi di esperienze extraterrestri. Voleva sapere se erano vere o semplicemente dei sogni. Bisogna sempre aspettarsi l'inaspettato perché la seduta può prendere una piega insolita. Loretta non perse tempo. Non appena entrò in trance, andò direttamente ad una grossa piramide in Egitto. Vide un'enorme entrata nella piramide e senza esitare entrò e si infilò in un oscuro cunicolo. Passò alcune stanze che sapeva di non avere il permesso di entrare e continuò rispondendo alle mie domande. Disse che era una giovane donna dai capelli lunghi neri. La sua voce si interrompe come se fosse scivolata ed impaurita. Sento una miriade di emozioni, non ho paura e energia, riesco a sentirlo nel mio plesso solare. Ritengo che sia l'energia della piramide. C'è una scala. Devo salire questa scala ed entrare nella stanza. Sono qui, in questa stanza, e di fronte a me ci sono due grandi statue di gatti neri. Sono a guardia del portone. Sembra che ci sia una luce lì dentro, ma è nero nel portone. Voglio sapere cosa c'è all'interno. Qui c'è una torcia. Prenderò questa torcia e andrò a vedere. Beh, c'è un'altra porta. Prendo una chiave e la apro. Non vedo una stanza, vedo solo luce viola ovunque. Voglio chiedere se ha un messaggio, dice la saggezza delle ere. Lui ha detto che è tutto, la saggezza delle ere. Questa è una luce viola che ho già visto in passato. Lo vedo spesso e quando questa luce viola viene mi insegna la saggezza delle ere. Come te la sta insegnando? Solo nel sapere, a volte conosco le risposte, conosco le cose, ma non so come faccio a conoscerle. Gli chiedi ulteriori informazioni? Non chiedo niente, semplicemente mi viene, non so mai cosa mi dirà. Cosa vuole che tu sappi oggi? Viene dal tempio ed era meravigliata. Viene da un tempio. Queste sono le parole che ho sentito, ma sono in una piramide. Oh, è un tempio costruito dentro la piramide. Sei in qualche modo connessa con il tempio? E qui Dolores dice: stava ricevendo informazioni a riguardo del portone protetto dai due gatti. Quello era l'entrata del tempio, la luce viola era all'interno. Vide che il suo lavoro era di trattare con i morti. C'è una lastra con un corpo sopra e io devo preparare il corpo. Cosa fai quando prepari il corpo? Sono gli scarafaggi, scarafaggi e bendaggi, come delle mummie. Cosa vorresti dire con scarafaggi? Scarafaggi, qualcosa ha a che fare con gli scarafaggi. Metto gli scarafaggi nel corpo. Ci sono delle giare che contengono diverse piante essiccate. Le metto sul corpo quando lo avvolgo. Perché fai tutto ciò? Per onorare e preparare il corpo per le tombe. Le tombe sono nello stesso posto? No. E qui stava diventando emotiva. Preparo i corpi, poi loro vengono a prenderli. Perché questo ti rende emotiva? Sembra estremamente triste, non voglio farlo. Perché lo trovi triste? Qualcosa che ha a che fare con gli scarafaggi. Pensavo che fossi triste perché quella persona era morta. No, non è quello. Penso che gli scarafaggi stiano sviscerando il corpo. Sono sotto le bende? Sì. Deve essere parte del processo. Adesso riesco a vedere. Si stanno muovendo sopra il corpo. Non so se sono dentro al corpo.
Perché ti rende triste se questo fa parte del processo? Mi porta a piangere, mi chiedo se il corpo non sia morto. Mi porterebbero qualcosa che non è morto? Forse mi stanno portando persone da imbalsamare e mettere nelle tombe che non sono morte. Riesci a vedere guardando il corpo se sono morti o no? No. Penso che siano come in coma. Possono essere in uno stato catodico ed io non posso saperlo. Non respirerebbero forse? No. Loretta ebbe un'improvvisa intuizione che fu molto sgradevole. E se invece, se non fossi io a prepararli, se fossi io ad essere preparata e fossi qui sulla tavola? Penso proprio che sia così. Divenne davvero sconvolta ed impaurita. Le diedi suggerimenti immediati affinché si sentisse meglio e perché rimanesse in grado di osservare oggettivamente e parlare se avesse voluto. Mi hanno imbalsamato quando ero ancora viva. Lo disse con un tale tormento e misero gli scarafaggi su di me. Mi infilarono in una tomba e non ero morta e stava piangendo. Wow, questo è terribile. Pensavano che fossi morta e iniziò a respirare pesantemente. Questa lotta tra osservare o partecipante era tipica della protezione che il subconscio presenta per assicurarsi che l'individuo non riceva più informazioni di quante non possa gestire. Decisi di spostarla indietro al momento prima che tutto ciò accadesse. Sarebbe stato un modo di tirarla fuori da questa spiacevole circostanza e per scoprire cos'era successo. Iniziò a descriversi. Posso vedere la mia nuca, ho lunghi capelli neri e sono la giovane donna che ha vissuto prima. C'è dell'oro tra i miei capelli, mi dicono, per il bene della gente. Non ha alcun senso. Per il bene della gente sarai seppellita? Domanda: perché? Questo come potrebbe aiutare la gente? Sembra che io sia una donna schietta e questo insegnerà alle altre donne che non possono essere così. Ero molto schietta con l'esempio. Facevo loro vedere come vivevo la mia vita attraverso l'esempio. Così mi resero un esempio. Vedo la luce viola. Posso vedere me stessa in piedi davanti a un uomo e lui mi dice che mi stanno usando come un esempio. Ora non posso più vedermi. Vedo solo la luce viola. Non avevi detto che stavi insegnando loro con l'esempio? Sì, ero un buon esempio, ma quest'uomo non voleva che insegnassi. E qui aveva un'aria di sfida. Ma se avessi insegnato qualcosa di negativo, perché avrei visto la luce viola? Li vedo mentre mi trascinano via. Due uomini, uno per braccio mi trascinava mentre striscio i piedi. Mi colpiscono da un lato della testa. Ecco cosa mi hanno fatto. Devono avermi fatta svenire, poi mi portano a dove mettono gli scarafaggi e le erbe secche su di me. Mi avvolgono in bende e mi infilano in una scatola. Pensano che sia morta. Mi seppelliscono viva. Wow, che orrore! Tutto ciò fu estremamente emotivo per lei. Continuo a ricordare a me stessa che il superconscio non avrebbe mai fatto vedere nulla che il soggetto non sarebbe stato in grado di gestire. In molti casi il superconscio si rifiuta di mostrare al soggetto vite passate orribili e violente perché non vuole sconvolgerlo. In questo caso deve aver pensato che fosse importante che lei vedesse questi eventi sconcertanti. La rimossi da quella scena per evitarle un'esperienza così emotiva. Tuttavia voleva scoprire perché era stata
punita e cosa aveva fatto per meritarsi una morte così drastica? Era un insegnante? E quindi Loretta dice ciò che stava insegnando. Stavo insegnando la magia. La magia è bene. Aveva a che fare con i gattoni neri. Vedo cosa stanno accadendo in quel luogo. C'era un gruppo di donne nel tempio con i due gatti. Sedute in cerchio, insegnavo loro. Stavo trasmettendo ciò che la luce viola mi stava insegnando. Hai detto la saggezza delle ere? Sì, gli uomini non lo apprezzavano. Non volevano che le donne conoscessero queste cose? Sì, ecco perché decisero di ucciderti. Sì, quando fai queste cose, vedi cosa ti succede? Volevano spaventare il resto delle donne. Sì, bene, adesso sei fuori dal corpo e puoi osservare quell'intera vita da un'altra prospettiva. Ogni vita ha uno scopo. C'è qualcosa che hai imparato da quella vita? Insegnavo ciò che pensavo fosse giusto e sono stata sbattuta in una scatola. Quindi cosa pensi di aver imparato? Forse di lottare ancora di più per ciò in cui credo. Anche se sei stata uccisa per questo? Oh, dovevo lottare di più per ciò in cui credevo. O sono morta per niente. Odio morire per niente. Non capisco perché deve essere una lotta. Ritieni che questo sia ciò che avevi dovuto imparare, lottare per ciò in cui credi? Sì, avevano già fatto il peggio. Uno dei miei detti preferiti è «Cosa hai da perdere?» E qui Dolores dice «Quando la rimossi da quella scena per provare a trovare un'altra vita, vide se stessa fluttuare in aria senza un corpo. Aveva solo questa meravigliosa sensazione di essere energia. Era uno stato piacevole in cui si sentiva rimossa da ogni cosa. Tentai di spostarla altrove, ma non vedo niente, solo energia che passa, si muove in blob, blob, viola, viola scuro e grigio e arancione. Sembra che io mi trovi in un mondo fatto di luce. C'è molta energia, sono ancora in questo mondo di colori che vengono a me. Dovresti utilizzare questa energia in qualche modo? Mi dicono di sì, devo usare questa energia. Luci colorate. Come dovrei usare questa energia con i miei occhi? Come dovrei farlo? Solo guardando ed esistendo? È davvero così facile? Proietto l'energia con i miei occhi. Mi stanno insegnando a focalizzarmi. Dove va l'energia quando ti focalizzi? Alla persona con cui sto lavorando. Lavoro con gli anziani, i giovani e la gente per strada. Solo guardandoli? E quindi qui Dolores dice, Loretta ovviamente faceva parte della seconda ondata. Sì, la gente viene a parlare con me e non sanno nemmeno perché. Vengono solo perché io li guardi. Questo non richiede alcuno sforzo, vero? No. Sapevi che lo stavi facendo? Recentemente ci ho pensato. So che sto facendo di più con i miei occhi, specialmente con gli anziani, perché i miei occhi catturano la loro attenzione e mi ascoltano. Adesso stiamo parlando di Loretta? Sì. Quindi adesso sei rientrata nel corpo di Loretta? Sì. E quindi a quel punto la voce cambiò e si identificò con qualcosa o qualcuno da un'astronave. Disse che era la sua astronave. Iniziarono a concentrare l'energia sul suo corpo per guarirlo e rendergli più facile focalizzare l'energia con cui stava lavorando. E andiamo a capire cosa ci dicono queste entità che parlano attraverso il corpo di Loretta.
Guarda le persone, queste si sentono meglio, che sia fisicamente o mentalmente. Lavora sulle persone, loro non se ne rendono nemmeno conto, tuttavia migliorano. Lo stanno facendo, ma non se ne rendono conto. Ora è bene che ne sia consapevole, perché questo è il suo lavoro. Viaggerà e incontrerà molte persone, proprio come il vento che tocca molte persone. È così semplice. Non deve essere difficile. Va dove lo spirito la manda. Oh, c'è qualcosa di più, lavorerà con un'altra luce. Quest'altra luce è dorata e luminosa. Apriti ad un'esperienza più vasta, più estesa. E quindi Dolores dice: iniziai a farle domande a proposito dell'astronave. Perché è interessata a Loretta? Dice: sei mia figlia. Lavorerai con i tuoi occhi, sei figlia della luce. E qui Dolores dice: le informazioni entrarono in stallo. Quando chiesi ulteriori dettagli riguardo alla navicella, sembra avesse paura e la comunicazione si interrompe. Così feci emergere il superconscio e chiesi perché aveva scelto di mostrarci quella vita. Non devono essere tutte così. Quello è stato sbagliato e non deve rifarlo un'altra volta. Si è convinto che verrà sempre punita per aver detto la verità. Iniziò a parlare in prima persona, il che significa che Loretta stava cercando di intervenire. Ritengo che molte, molte, molte vite io sia stata punita e forse non so come accettarlo in questa vita. E qui dice: Dolores utilizza i suggerimenti positivi per liberarla del peso di ciò che era accaduto in quella vita, così che non avesse più alcuna influenza su di lei. Ci vollero un po' di suggerimenti induttivi, ma poi esclamò: l'ho visto, ho visto l'energia che usciva. Dolores dice qui: così tornai alle domande e sottolineai l'importanza di lasciar parlare il suo superconscio, il suo sé. Ci fu un incidente qualche anno fa mentre viveva a Edmond, Oklahoma, durante il quale vide degli esseri nella sua stanza. Vorrebbe sapere cos'era successo quella notte. Puoi parlarcene? Cos'è successo? Sì, era un amico che venne a trovarlo. Sono tornato per portarti a casa per un po'. Dove la portò? Su un pianeta blu c'erano alberi ed erba, ma guardando al pianeta dallo spazio sembrava blu. C'è anche una città, lei la chiama la Città d'Oro. Gente felice, celebrano il suo ritorno. Se n'era andata da tanto tempo. Era felice perché lasciò quel luogo. Devo andare ad aiutare. Era volontaria per aiutare l'universo, si offrì volontaria per diventare un umano. Come volontario, in che modo avrebbe aiutato? Diventando un umano, attraverso la sua energia d'aiuto. Quando quella notte l'esperienza ebbe inizio, vede qualcosa che sembrava un triangolo. Sì, triangoli bianchi luminosi. Torna all'astronave, proprio all'astronave, grazie a un fascio di luce. I triangoli erano sul soffitto, sono energia. Questa è l'energia necessaria per farla passare attraverso il tunnel, attraverso il wormhole. Per riportarla indietro per una visitina? Sì, ed erano fatti di luce bianca. I triangoli erano la sorgente d'energia. Ed erano anche degli esseri di luce, erano esseri di luce. Questo mi ha riportato all'astronave che aveva il raggio di luce sopra di me. E Loretta iniziò ad intervenire ancora nel discorso. Non penso che tutte quelle astronavi siano buone, vogliono lavorare su di me. Ricordo di essere sdraiata senza vestiti su un tavolo molto freddo. Erano tutti intorno al tavolo.
Chiedigli perché ti trovi lì. Stiamo cercando di aiutarti. Aiutarmi in cosa? E lei le stava chiedendo a loro. Voi dovete parlare con me. Non sanno la mia lingua. Cosa vorresti dire con non conosci la mia lingua? Io posso sentirti. Dissero che cercavano di aiutarmi. Non penso che stiano cercando di aiutarmi. Mi tengono bloccata. Questo non mi aiuta. E il tono della sua voce era difensivo. Perché stanno infilando una sonda nel naso fino su al cervello? Ed era arrabbiata. Vorresti che lo facessi a voi? E qui Dolores dice: spiegate a Loretta perché lo state facendo. Spiegateglielo, allora non avrà paura se lo spiegate. Gli umani adorano comprendere le cose. Aggiustando la pituitaria, accordandola. Perché ha bisogno di essere accordata? Non è grande abbastanza. Più conoscenza. Volete che sia in grado di ricevere parte di quella conoscenza che aveva prima? Sì, aiutare la gente. E qui Dolores dice che spiegarono che non le avrebbero passato la loro conoscenza. Sarebbe venuta da qualche altra parte, ma la pituitaria sarebbe dovuta essere abbastanza grande da riceverla. A quel punto si arrabbiò di nuovo. Mi hanno appena messo qualcosa nella vagina. Uova? Volete gli ovuli? E qui Dolores chiede: perché volete gli ovuli? Embrioni? Conservare? Per lei? Li stanno conservando per me. Perché dovreste conservarli per Loretta? Diversa vita. Futura, vita futura. Perché dovrebbero essere conservati per quella vita? La biologia attuale è importante. Cosa vuoi dire? In una vita futura non sarà in grado di produrre i suoi ovuli? Non come queste. Che differenza c'è? Le cose cambiando, mutando, trasmutando, cambiamento. Stai dicendo adesso? O cambieranno o cosa? Adesso. Cose sono diverse adesso. Ovuli diversi adesso. Stanno cambiando? Sì. E volete preservarle? Sì, potrei non tornare in questo stato. Stanno migliorando, peggiorando o qualcos'altro? Non peggio, solo diverso. Saranno usate dopo. Quindi in futuro non faranno più gli ovuli come questi? No, non questi. Cosa causa il cambiamento degli ovuli? La vibrazione. Lo so, le vibrazioni stanno creando cambiamenti nel corpo. Sì, ma stanno anche cambiando gli ovuli? Sì, DNA cambiando. Ma lei non può più avere bambini. Fa qualche differenza? In questa vita non avrà bambini. Ma gli ovuli sono ancora attivi? Devono essere. Quindi gli ovuli devono essere raccolti e preservati. È questo che intendete? Sì. Quindi potranno essere piantati in lei durante una vita futura? Sì. Cosa avranno di male gli ovuli nella vita futura? Nulla di male, solo diversi. Questo sembra essere un periodo speciale per portare vibrazioni molto alte. Fa cambiare le cose, permette alle cose di trattenere più energia. Ma in futuro gli ovuli non avranno quest'altra vibrazione? Non per lei, non produrrà ovuli in futuro. La gente smetterà di produrre ovuli o solo lei smetterà? Non saprei. Lei smetterà. Ha cose diverse da fare in futuro e i bambini saranno diversi. Un processo diverso. Non come qui sulla Terra. Quindi lei sta conservando gli ovuli per poterci lavorare successivamente col nuovo processo.
In quel periodo sarai in grado di comprendere? Sì, riuscirà a comprendere durante quel periodo, saprà. Avrà un corpo fisico? Probabilmente no. Gli ovuli verranno usati per creare altri esseri umani? Altri ibridi, non umani, saranno ibridi dalla vibrazione molto alta, forse sulla nuova terra. E Dolores dice qui, sembra che sia qualcosa di molto importante. Sì, c'è un team dedicato a fare queste cose, lei ne fa parte, un team. E con questo siamo arrivati alla fine del capitolo. C'è un messaggio finale per Loretta. Il messaggio della sua superanima, del suo superconscio, le dice così: ama te stessa, noi ti amiamo. Io mi fermo qui e domani iniziamo un altro capitolo. Grazie mille e a tutti voi una bellissima giornata. Ciao.